Ciao ragazzi, dal vostro Diablotex. Oggi siamo qui con un appuntamento che non riguarda i video gameplay dei giochi, ma riguarda il concerto di Piero Pelù all'Atlantico a Roma il 5 aprile 2014. Allora, il mio biglietto, vedete qui, è già pronto per il 5 aprile a Roma, dove spaccheremo tutto, faremo un bordello Maremma Bradaiola. E quindi adesso passiamo subito a dire due cose che magari a voi non me ne importa una sega, ma comunque devo dirle perché sono un fan sfegatato di FIBA e di Piero. Ok, allora ci sono degli amici, delle persone, a volte mi incontrano, come sanno che devo andare ai concerti, queste cose qua, mi dicono: ma vai a vedere Piero, ma perché di nuovo da solista, cioè si sono sciolti ancora gli FIBA? Allora, no, mettiamo il punto sulla situazione come la cosa reale. Allora, i Litfiba si sono riuniti nel dicembre 2009 e questo lo sappiamo per i fan, magari c'è anche qualcuno che non lo sa e a volte rimango perplesso. Ok, Piero attualmente sta facendo, cioè farà la prima data il 5 aprile a Roma, farà un mini tour da solista, ma non perché non è più il cantante di Litfiba. Piero è un cantante di Litfiba, che tra l'altro stanno preparando il nuovo album che uscirà nel 2015, il mese non si sa. Quindi, tranquilli, Piero è il cantante dei Litfiba. Punto. Chiuso questa parentesi perché bisognava dirla, ragazzi. Allora, dicevo, Piero adesso sta facendo un... facendo, inizierà il 5 aprile un mini tour da solista del suo CD intitolato Identikit. Cos'è Identikit? Allora, Identikit è una raccolta con i migliori brani che Piero ha scelto da mettere in questa raccolta. Quindi ha messo Bomba Boomerang, Bene Bene Male Male, Io Ci Sarò, Lentezza, Prendimi Così, Nel Mio Mondo, Occhi, Sorella Notte, Dea Musica, Velo, Tribù, Viaggio, Fiorirà, Mamma Madonna e tutti i fenomeni, grande pezzo perché di fenomeni troppi ce ne sono, Pugni chiusi, Il mio nome mai più in una versione rimaneggiata da Piero, molto più rock, tosta, potente, e Toro Loco. E queste sono le canzoni che ha messo nella raccolta. Comprendono poi due inediti che sono la prima Mille Uragani e la seconda Sto Rock. Ok, e fin qui ci siamo. Quindi Piero sta facendo un mini tour da solista dell'Identikit, che si intitolerà proprio il tour Rock Identikit, e farà queste quattro date. Per il momento sono quattro date: la prima è Roma il 5 aprile, poi adesso non ricordo bene le date, mi sembra che poi c'è Milano, Padova e infine Firenze. Queste sono le date che farà Piero, però è un tour così da solista perché comunque lui sta preparando l'album con i Litfiba per il 2015, e ho sentito in un'intervista sua rilasciata tempo fa, e quindi state tranquilli che lui sta con i Litfiba e non si scioglieranno, fidati ragazzi. Allora, quindi questo è un mini tour Identikit di Piero Pelù, ragazzi. Venite a Roma che spacchiamo tutto, facciamo bordello, facciamo caciara, vedete qui CD bello carico. Piero sempre in forma, ragazzi. Quindi vi aspetto a Roma per chi ci sarà, faremo bordello e ci divertiremo con Piero Pelù e il suo Identikit Tour. Con queste quattro date, io spero che se ne aggiungeranno altre in modo che potrò magari seguirlo in altre due o tre date che magari più vicine qua. Da me, più di meno distante, diciamo. Ecco, quindi un saluto a Piero, vabbè, se mi vedrà, ma non credo, vedremo. E un saluto a tutti, amici. Ci tenevo a precisare questa parentesi di questa cosa. Da domani ripartiremo con i video gameplay sul mio canale. Ciao a tutti da Diablotex, buon divertimento. Rocca bestia, 5 aprile, andiamo a Roma a fare bordello al concerto di Piero con l'Identikit, Rock Identikit. Ciao a tutti ragazzi!